sono Tony che fa cose e oggi diamo uno sguardo a Studio Series Blackout. Ma l'avete visto nel promo? Eh? Hai visto che figata? Credo è una delle migliori uscite di questa serie, se non fosse per... Ma lo vedremo forse la settimana prossima. Sempre che non mi invento di farlo in stop motion, quindi lo vedremo tra 2 mesi. Perché sì, ci ho messo un po' di tempo. Sempre che non sbaglio, questa è la volta. Diamo uno sguardo al packaging. È il numero 8 di questa serie. Al suo interno abbiamo... E all'interno abbiamo... il fondale dove mettere il nostro Blackout. Non lo metterò mai così, non perché non mi piace, ma perché non c'ho abbastanza spazio in casa. E ora diamo uno sguardo veloce al nostro caro Blackout. Si sente una mancanza di pannellature un po' sui dettagli e di una veleggiatura decente. Se non fosse per le scritte, qualche dettaglio metallizzato, per il resto non c'è niente. Mi piacerebbe valorizzare un pelino con qualche pannellatura, magari mi invento di farlo nelle prossime settimane, potrebbe anche essere, magari con un piccolo tutorial. Articolazioni è ben provvisto. Anche se ha un pelino impacciato nei movimenti. E ci regala un'articolazione in più. Qui perché il tab ha deciso che non si vuole attaccare neanche forzandolo e quindi c'è questa spalla che rimane abbastanza un pelino loose. Tutto sommato è abbastanza solido. Accessori inclusi, il piccolo Scorponok ed è davvero adorabile. Stavo a leggerti canzoni per il piccolo Scorponok. Uno degli aspetti più negativi sono le istruzioni, che secondo me sono... Questa è spazzatura. Un po' di comparazioni con SS Grandizer, Studio Series Optimus Prime, Studio Series Grimlock, NPM Optimus Prime. E ora direi di passare alla trasformazione. Un altro modo davvero niente male. Le articolazioni sono quelle di un elicottero, un rotore, basta. L'aspetto peggiore sono le pannellature che si vedono e difficilmente riescono a stare al suo posto, anche premendo forte, specialmente quelle davanti. Premo, cerco di chiudere, si aprono quelle sopra, si chiudono quelle sotto e rende tutto quanto un po' frustrante. L'altro aspetto che non mi piace è che sotto non c'è una copertura per le parti del robot. Ma abbiamo lo storage per il nostro Scorponok. Esattamente, sì, lo storage è sulla parte finale dell'elicottero. Il culo. Comparazione, SH Grandizer, Studio Series Optimus Prime, Masterpiece Optimus Prime, Studio Series Grimlock. Che dire, mi piace, tutto sommato un bel balocco. E tu, Sastri, che cosa ne pensi? Non è G1! Chi non è G1? Non è G1, è sicuramente un'interpretazione dei Transformers. I film li guardo per la CGI e basta, perché la trama non c'è. Fa cagare, ufficialmente fa cagare. Ma sicuramente è molto meglio di Armada o Energon. Detto questo, signori, ci vediamo al prossimo video. Detto questo, ci vediamo con la prossima recensione, prossimo video. E imparerò magari un giorno anche a parlare.